Accolti dai tamburi dei figuranti della Marcigliana, stanno sbarcando i primi passeggeri della nave Viking che attracca qui oggi al porto di Chioggia. Una giornata storica. A bordo circa 800 passeggeri provenienti soprattutto dagli Stati Uniti. Visiteremo la nostra piazza preferita, Piazza San Marco. Berremo il più possibile e compreremo un vetro di Murano che sicuramente romperemo quando arriveremo a casa, ci racconta questa turista del New Mexico. Un evento significativo per la città e per la portualità veneziana. Chioggia, infatti, è entrata a far parte del progetto degli approdi diffusi predisposto dall'autorità portuale dopo l'estromissione delle navi dal canale della Giudecca. Ad accoglierla autorità civili e militari. Ma è un'opportunità per turismo nuovo che arriva nella nostra splendida città, è un'opportunità anche di lavoro e di sviluppo comunque del territorio della città di Chioggia. Quindi una soddisfazione immensa. Siamo andati ad accogliere proprio in mare aperto la Viking Sky. Un progetto fortemente voluto dal sindaco e realizzato in sinergia con autorità portuale e capitaneria di porto. Abbiamo fatto una corsa in avanti per consentire l'arrivo di una nave che diversamente se ne sarebbe andata. Il nostro compito è quello di salvare la crocieristica, lo stiamo facendo con tutte le attività commissariali e questo è un primo passo anche per dare un'ulteriore possibilità. Il governo ieri ha anche sancito l'estensione dei poteri del commissario a Chioggia, quindi noi abbiamo un pochino anticipato per oggi le decisioni del governo. Da domani le navi arriveranno anche alla banchina Lombardia, quindi non solo la banchina Liguria che era stata inaugurata dal ministro Giovannini, ma abbiamo firmato oggi tutti gli atti che autorizzano ad andare anche alla Lombardia come previsto dal decreto. Lo scalo Clodiense è stato scelto dalla compagnia per l'itinerario dell'Adriatico orientale. La nave farà rotta verso Spalato per raggiungere i porti di Dubrovnik, Kotor, Corfù e Olimpia. La Viking Sky resterà ormeggiata a Chioggia fino a domenica, ma le ambizioni del comune sono di consolidare il progetto. A Chioggia stiamo lavorando per avanzare, ma non per far concorrenza a Venezia, perché poi qualche passeggero sicuramente andrà in visita a Venezia, a Padova e nel nostro Veneto. Però puntiamo molto già in questi primi tre giorni a far trattenere i passeggeri a Chioggia e vorrei che Chioggia diventasse l'hub della Viking. Quindi Chioggia un porto sicuro che non dice no alle crociere, ma che vuole collaborare con la Viking e perché no? Chioggia è un punto di partenza e di arrivo per tutte le toccate della Viking nell'Adriatico, nel nord dell'Adriatico.